ragazzi, oggi diventeremo dei papà su Minecraft, sì. Perché in questa bellissima mappa, ragazzi, dobbiamo diventare di papà di un villager. Chiamalo come cavolo volete. Vedete, abbiamo il nostro bambino qui, bello, carino, cuccioloso. E, oh mio Dio, possiamo fare diversi mood. Allora, crafting villager kid, ma non preoccupatevi, noi ce l'abbiamo già un bambino. Dobbiamo solamente sceglierci una bellissima casa, tipo... Questa è una casa... Salve! Ciao! Ah no, questo mi dà tutte le cose, no? Allora niente, non ti derubo. Vorrei andare a casa mia, vorrei capire dov'è casa mia. Aiuto! Già partiamo male come papà, Non sappiamo nemmeno dov'è casa nostra. Penso che sia questa comunque. Salve! Sì, dai, è palesemente questa casa mia. Su, veloci. Oh, eccola qui. Andiamo. Ok, abbiamo la nostra residenza, ragazzi. Ora non ci rimane altro che, beh, aspettare che nasca il bambino. Ma in realtà non nascerà e... Eccolo qui, uno, due, spawnerà dal nulla, raga. Eccolo qui. Oddio. No, sei triste. Vieni, ti prendo io in braccio. Guardate che bellino, ragazzi. Abbiamo il nostro piccolo bambino nella nostra bellissima casa gigante. Beh, cosa bisogna fare con un bambino? Io non sono mai stato papà e non penso che lo sarò prestissimo. Cosa vuoi? Dimmi che cosa vuoi. Oddio, si è fatto la cacca addosso. Si è fatto la cacca addosso. Che schifo, devo trovare il bagno. Mamma mia, devo trovare il bagno assolutamente. Dove cavolo è il bagno in questa casa? Allora, vediamo se ti fai il bagno. No, il bagno non te lo fai. Dove cavolo trovo i pantaloni di ricambio? Qualcuno mi aiuta. Sono pantaloni? No, questo è l'asciugamano. Questa è la cosa, la laundry da lavare. Oltretutto, già che ci siamo, sentite, andiamo a lavare i panni, che questo qua fa sporcare tutto, ragazzi. Guardate, bam. Ok, perfetto, panni lavati, panni fortunati. E vorrei un pannolone. Sì. Raga, pannolone, c'è il pannolone, i panni ci danno il pannolone, veloce, Matti! Vabbè, mentre quelle cose si preparano, voglio andare un po' a esplorare la casa col piccolino. Sì, ah, mi sono dovuto camuffare da papà, ovviamente, perché sennò poi magari si spaventa, che ne sapete, mannaggia lui. Allora, qui non c'è niente di particolare. Ok, è il momento di prendere il pannolone, dai, su, facciamo così e dammi il pannolone, muoviti, ok. Perfetto, il mio col mio pannolone al nostro caro bambino, adesso, in teoria, glielo possiamo cambiare? Posso cambiarti il panno... Cambiare il pannolone, ma... Cambiatelo da solo! No, eh? Stupido... No, vabbè, devo trovare il posto dove cambiargli il pannolone e non so quale sia, sinceramente. Ed è un po' complicato perché nel tutorial non c'era, sti infami. Non me l'hanno messo per cambiare il pannolone. Come si fa? Questa è l'acqua. Aiuto! Allora, nelle ceste, ragazzi, avevo trovato un altro bambino. Cosa ne dite? Glielo diamo un fratellino a questo? Ma diciamo che però magari fanno già abbastanza casino in uno, figurati in due. Ma sì, raga, a noi ci piace il rischio. Vai, diamogli un fratellino. E vai. Finalmente hai un fratellino. Sei contento, tesoro mio? Tesoro di papà. Sei bellissimo anche tu. Ma a te non ti posso prendere. Guardate che bellini, ragazzi. Oh, finalmente due figli. E sono tutte e due tristi. Allora, tu sicuramente vuoi il peluche, dai. Tu non lo vuoi il peluche, eh? Anche tu il pannolone? Ok, a posto. A te gliel'abbiamo cambiato il pannolone. A quell'altro glielo lasciamo su. Ok, perfetto, ragazzi. Pian piano, praticamente, più facciamo cose per loro, più loro crescono e sono felici. Ma guardate che teneri. Intanto vado a fare le faccine di casa, tranquilli. Arrivo subito. Intanto ho trovato una farm di cibo, ragazzi, così a casissimo. E devo dire che non è male, comunque, una farm di cibo del genere. Allora, tra un po' il... Cos'è questa roba? Cioè, avete già fatto sto casino? Cosa state facendo? Ma... Cos'è change? Cos'è sto change qua? Spero... È da buttare... È un pannolino sporco? Oh mio Dio, è un pannolino sporco. Oddio, è un pannolino sporco. No, 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 no. Dove lo butto il pannolino sporco? Dove lo butto? Oh, dove si buttano i pannolini sporchi? Li buttiamo in lavatrice? No, eh? Li buttiamo... Vabbè, facciamo finta di niente. Buttiamolo qua, Così magari... Anzi, vabbè, facciamo così. Ce lo teniamo nell'inventario e ci prepariamo per fare altre cose, ragazzi. Ovviamente, una tipica attività da padre che potremmo fare con questi nostri bellissimi bambini. Tieni, vuoi il ciuccio? No, tu vuoi il ciuccio diverso. Dammi un attimo, però. Sei esigente, sei veramente esigente. Allora, questo qua vuole andare pure a letto. Quindi, già che ci siamo, piazziamo a letto uno che almeno... Dai, su, vai a letto, veloce, buonanotte. Vuoi il ciuccio pure? Toh, tieni, piglia del ciuccio. Dormi, veloce, bravo, uno è a posto, ok, perfetto, tu puoi dormire così non rompi le scatole a nessuno. Ragazzi, devo dire che è veramente stressante essere dei papà in questo mondo, Tu cosa vuoi? Cosa vuoi? Non vuoi più niente, meno male che non vuoi più niente, alleluia, finalmente ti sei deciso a non volere niente. Vuoi fare un'attività da... non ci provare a piangere. Ti faccio fare qualcosa di divertente, te lo giuro. Ti faccio scrivere su una macchina da scrivere. E sì...
Ragazzi, prendiamo tutto. Io non so cosa cavolo fare. Dio mio. Allora, vai, scrivi. Ho bisogno dei fo... Gli scriviamo una barzelletta. Gli scrivo una barzelletta. Lo sai cosa ci fa una mucca nell'uva? Il bovino. Sì. Spero che... Sta ridendo? Sì, sta ridendo. Ce l'abbiamo fatta. E ora serve della leather, ok? Abbiamo fatto un libro, raga, per le storie. Ok. Un bel libro per le storie. Ok, perfetto. Perfettissimo, raga. Ma che figata comunque questa mappa. Veramente, è veramente qualcosa di figo. Anche se Buddy Papà è un po' un casino, da vedere. Guardate qua, dai, su. Prendiamo tutte le robe. Questi change qui non so cosa... Belli vestiti gialli! Adesso te li piazzo anche te i vestiti gialli. Tu non hai capito niente. Vieni qua. Tu sei mio figlio, ma i vestiti gialli te li piazzo pure a te. Ok, i vestiti blu mi fanno schifo. Ok, e mettiamoli qua. Intanto, già che ci siamo, andiamo a lavare le cose. Mamma mia, ragazzi, ma è troppo stressante fare papà. È veramente troppo stressante. Allora, già che ci siamo, ti lascio qua. Cosa ti può rendere felice? Tesoro mio di papà, vieni che andiamo a fare qualcosa di particolare. Vieni, andiamo a farci dei giretti strani. Tanto tuo fratellino sta ancora dormendo, perfetto. Lui dorme, fantastico. Non rompe le scatole come te. Io adesso voglio andare a giocare coi leoni. Posso andare a giocare coi leoni? Ok? Guarda, facciamo così, facciamo una cosa. Visto che tanto a te sembra che ti piaccia tanto la notte, ed è una bellissima notte, non ci sono assolutamente dei ragni spaventosi qui, tuo papino ti vuole lasciare con il nostro caro amico Gian Vincenzo. Allora, ok. Gian Vincenzo, prenditi cura di lui. No, Gian Vincenzo, non mi devi fare. Devo cambiare pannolino. Ok. Via. Forse non è... Aiuto! Gian Vincenzo, prenditi il bambino, io non c'entro niente. Signor Maiale, mi aiuti! Oddio mio. Devo andare a prendere il bambino. Ok, buddy. Corri. Corri verso che? Perché quando ho bambino addosso sono lento? Non guardarti dietro, corri! Oddio, io volevo portarti a fare una gita, stupido bambino! Mamma mia. Ok. Intanto non vi ho ancora dato un nome a entrambi. Sarebbe carino potervi dare un bellissimo nome, ma a te non te lo do perché sei sempre triste. Mi stai sulle scatole. Allora, io devo trovare del cibo però. Devo assolutamente trovare del cibo. Bella questa casa, per l'amor di Dio. Ma ho bisogno di cibo. Ho bisogno di... Sì, vabbè, qua lapislazzoli, libri, tutte cose strane. Ma porca miseria, ma che bella camera che ho io. Non l'avevo ancora vista. Abbiamo proprio comprato una casa fantastica, devo dire. Allora, dai, su, del cibo non sarà poi così difficile da trovare, no? Non... Qua serve l'asciugamano. E cosa me ne faccio dell'asciugamano, scusatemi? Cioè, se io lo dovessi prendere, no? E... mettere l'asciugamano qui. Ah, posso preparare la vasca, ma... Easy... Easy. Guardate quanta roba c'è, ma porca di quella pupazza. Allora, adesso però possiamo fargli i vestitini, a quanto pare. Con questo possiamo fargli il vestitino. Intanto lasciamola piangere, chi se ne frega. Ragazzi, voi non avete sentito nulla, ok? Vai, allora, una bella cucitura così. E adesso gli mettiamo un bel vestitino rosso in onore di Loco. Mi piace, bel rosso mi piace. Non posso mettergli il rosso. Vabbè, allora lo faremo rosa in onore di Loco. Sì, è proprio in onore di... Ah, ma no, ma è un pupazzo. Ma che schifo. I pupazzi allora non li vogliamo. Pupazzi non li vogliamo. Via. Pupazzi fanno schifo. Ah, non chiedetemi perché ho trovato del piccone, del ferro. Non so cosa ci vogliono. Delle torce. Sì, degli stick. Non penso siano giocattoli per bambini, però, questi, Non penso siano dati ai bambini. Ma va bene così, ragazzi. Noi non ci facciamo grosse domande. Con queste robe magari possiamo costruire qualcosa. Possiamo fare qualcosa per essere dei papà migliori. Tipo con delle pietre. Potremmo chiuderli dentro delle pietre e fare una bellissima insomma, una bellissima casetta. Posso fargli la casetta fuori, ragazzi. Sì, appena arriva il giorno gli vado assolutamente a creare la casetta fuori. Intanto vediamo se quello sta piangendo ancora. Oddio, la targhetta col nome. Oddio, la targhetta. Finalmente possiamo dare il nome al bambino. Finalmente possiamo dare il nome al bambino, ragazzi. Possiamo dargli un nome. E io posso finalmente mettermi un'armatura, diamine a me. Allora, vediamo se Gian Ambrogio Giovanni vuole qualcosa. Hai bisogno di qualcosa? No, sei un bravo ragazzo. Mi piace, sei un bravo ragazzo, indipendente. Fai tutto da solo. Bravo, sei proprio bravo. Sei veramente... Dov'è finito il bambino? Ah, già, è qua. È proprio bravo, indipendente, bravo, ragazzi. Noi siamo veramente bravi come dei genitori. Siamo proprio dei bravi genitori, comunque, devo dire, Oh, intanto Gianfrancesco si è svegliato. Gianfri, vuoi andare ancora a letto? Ma certo che ti mando ancora a letto, tesoro. Ma non ti preoccupare, vai a letto. Allora, rifacciamoti il letto. Rifacciamo un altro bambino. Perfetto, ragazzi, usiamo anche un altro bambino. Adesso voglio impazzire in tutti i sensi. Voglio impazzire e devo trovare le lenzuola del letto pulite. Perfetto, ce l'abbiamo qui. Ok, rifacciamo il letto a Gianfrancesco. E mettiamo a letto a Gianfrancesco. Cosa vuoi, il ciuccio? Non ce l'ho il ciuccio. 50 euro il ciuccio. Il ciuccio 50 euro. Oh, bravo, mi hai fatto rifare il letto, l'hai già rovinato.
Ma che cavolo? Ma ragazzi, io sto impazzendo. Allora, vabbè, dai, buttiamo anche il terzo e vediamo pure il terzo bambino, ragazzi. Allora, finalmente abbiamo tre bambini. Oh mio Dio. Sì, questa cosa potrebbe essere veramente difficoltosa. Ragazzi, sentite, fate una cosa. Io lo so che... cioè, vi voglio bene, però tre siete troppi. Quindi direi che magari uno di voi deve andare fuori casa. È già abbastanza grande per andare fuori casa. Anzi, facciamo così, lasciamola ai vicini. Vediamo se c'è qualche vicino a cui possiamo lasciare un bambino che magari ce lo tiene come babysitter, Sto dicendo come babysitter. Che poi in questa zona è pericolosa, ci sono in giro gli zombie, i ragni. Ma che cavolo... ma dove cavolo siamo andati a vivere? Oddio mio, devo muovermi. Devo muovermi perché non è una zona molto... è tipo una zona... sapete le zone malfamate, raga? Ma che cavolo? Vabbè, sentite, facciamo così. Salve, buongiorno. Buongiornissimo, sì, bellissima casa. Immagino che lei sia una persona coi soldi, no? Una persona che si può permettere di tenere tanti bambini. Ok, è stato... No, devi stare qua, stai lì, ok. Tranquillo, ti vorrà più bene lui di me, sicuro? Oh mio Dio, ragazzi, via, devo scappare a casa. Anzi, ma sapete che vi dico? Io scappo proprio, mannaggia i bambini. Li lascio con il villager che c'era là, gli dico: senti, caro mio, sono tutti tuoi, io non voglio più vedere bambini in giro, non le sopporto più, ragazzi. È veramente difficile essere un papà su Minecraft. Immagino che nella vita reale sia ancora peggio. Ed è il momento di andarsene, sì, è il momento di andare a parlare col tipo e dire che gli abbiamo lasciato i bambini e ce ne andiamo, Gianfranco! Gianfranco, dove cavolo sei? Ho capito che è notte, ma dovresti lavorare comunque, Gianfri. Mamma mia, ma guarda te che Gianfranco non lavora mai. Ah, vabbè, Gianfranco, senti, io ti ho lasciato i ragazzi. Hanno detto che volevano stare con lo zio. Oh, però c'è Gilbe. Gilbi! Allora, Gilbi, ti ho lasciato i ragazzi che volevano stare con lo zio. Ok, perfetto. Tu mi scambi queste cose per del cibo. Perfetto, fantastico. Lo so, l'ho scoperto solo ora. Questi sono morti di fame per niente. Vabbè. Gilberto, grazie del sandwich, veramente buono. Ci vediamo, ti lascio i bambini. Ci vediamo alla prossima, ragazzi. Io direi che vedo il papà Buddy, è tutto oggi. Guardate quanto sono bello, quanto sono bello. Ciao a tutti.